è una bellissima iniziativa che le ragazze hanno organizzato, che è un tipo di avvicinamento tra i popoli. Io chiedo a tutte le mass media, non è a lei da solo, a tutte le mass media, di fare un bel servizio su queste cose, a fare vedere gli italiani. Questi sono i veri immigrati, queste sono le persone che non sono inserite a livello sociale. Sono le persone che non hanno problemi, che sono, hanno le loro figli, hanno la loro famiglia, sono 30 anni, 40 anni che sono qua. Queste moschee aperte significa che noi non abbiamo nulla da nascondere. Noi con questi centri abbiamo dei rapporti buonissimi, abbiamo di cosa da fare insieme con le istituzioni. Per chiudere la strada a tutti, alla delinquenza, dobbiamo ascoltarli, le gruppi che cercano, cerchiamo di ascoltarli, perché dobbiamo essere all'altezza del futuro, perché se prepariamo un bel futuro raccogliamo le cose belle, se prepariamo un futuro brutto raccogliamo proprio la tempesta. Quest'anno Moschee Aperte si basa proprio sul tema di conoscere, e quindi ci sono anche dibattiti, perché la paura e la diffidenza la si abbatte con la conoscenza, quindi come dire, l'auspicio è che ci sia qualcuno che ancora non conosce, che sia curioso e grazie a questa giornata possa imparare a avvicinarsi e comprenderne la diversità, che è comunque un qualcosa ovviamente che noi riconosciamo.